Negli anni Ottanta non c'era Google Translate, c'erano al massimo i dizionari. Ma noi bambini dove abbiamo imparato le prime parole nella lingua della indimenticata Queen? Beh, dai cartoni animati innanzitutto, pensiamo ai titoli Kiss Me Licia, Hello Spank, Hello Sandy Bell, Lovely Sarah, senza dimenticare Lucy May che è la compagna Night and Day, oppure Creamy. Anche se l'incantevole cremosa fa venire in mente A voler essere gentili, un titolo di un programma di pasticceria su Real Time, A voler essere perversi, beh, ci siamo capiti. Poi, nelle decadi successive, ci ha pensato Giorgio Vanni con il suo Gotta Catch 'Em All, oppure What is your destiny e via dicendo. Ma noi giovinastri abbiamo avuto i primi approcci con la lingua fish and chips anche grazie alla Saiva, con i famosi biscotti Wow. Gli Wow Saiva furono sparati sul mercato all'inizio degli anni Ottanta e rimasero fino alla fine della decade, o forse poco oltre. Un classico biscotto di quella che era una marca regina della nostra dispensa, la genovese Saiva, nata nel 1900 spaccato e poi passata nel 65 sotto l'americana Nabisco. Erano biscotti custoditi in un pacchetto trasparente da 8, così te li potevi portare a scuola senza spatasciarli tutti nella cartella. E su ogni biscotto una vignetta con Snoopy, disegnata con il caramello, dove veniva riportata una parola in inglese e la traduzione italiana. Esistevano della classica forma da Saiva, ma anche tondi. Il sapore? Come conferma il mio amico Alessio di Nigerain, anzi guardate il suo video, tipo quello del cucciolone, con un sapore di miele delicato ma persistente. Per quanto riguarda la reclame, lo spot pubblicitario partiva in un modo forse un filino pretenzioso, con tanto di elicottero. Cosa che sembra piacere molto alla Saiva, visto che anche per la pubblicità degli iconici oro, se non arrivavi in elicottero, eri probabilmente considerato uno sfigato. Lo stesso elicottero che poi tornerà anche nelle pubblicità cartacee, ma vediamo lo spot della Wow. C'è un solo biscotto che insegna l'inglese. Questo, Wow Saiva. Wow Saiva. Biscotto disegnato con caramello, proprio come i fumetti, con Snoopy che insegna l'inglese. Wow Saiva, una merenda istruttiva e sempre pronta, fatta secondo regole d'oro. Regole d'oro. E da lì poi partiva il claim che, devo dire la verità, non ricordavo, ma appena sono partite le prime note, mi è subito venuto in mente e l'ho cantato a squarciagola. Ovviamente, come detto, gli Wow dominavano anche le pubblicità sui giornalini, dal Corriere dei Piccoli a Topolino, passando per più, con giochi di parole tipo «Ti mangi biscotti e mastichi subito l'inglese». E voi li ricordate? Vi piacevano? Li rivorreste? Anche se adesso forse funzionerebbero bene al contrario, con le parole in inglese che usiamo tutti i giorni e la traduzione in italiano. To Saiva, ma che idea t'ho dato! Li chiami, al posto di Wow, vacca boia? E fa il business. No, non mi ringraziare. Mi bastano i soldi. Così forse il mondo capirà cosa vuol dire cringe, frenzonare, shippare.